Weekend, come dire, un po' strano, culminato con questo incidente nel turno di libero. Beh, inaspettato sì, la caduta a fine prove libere non me l'aspettavo, però abbiamo avuto sicuramente con quel tipo di gomma tanti più problemi che con la gomma precedente, però normalmente è la gomma che dà la prestazione, a noi ci limitava perché i saltellamenti aumentavano a dismisura. Mi sarei fermato comunque perché comunque i tempi si stavano alzando, ma così, è stata improvvisa e causa saltellamente entrata di curva e ho cominciato a saltellare il davanti, ho perso il davanti. Non lo sappiamo perché anche ieri mi è successo questo durante quei giri delle prove ufficiali, ma abbiamo imputato con i tecnici quel problema a un'altra cosa, una spiegazione che non era. Non sapevamo se. Noi credevamo che era più il frenomotore, un aggiustamento del frenomotore, anche se i dati dicevano che non era eccessivo. Però non so, forse è una risonanza, forse è la qualità delle gomme che non sono tutte identiche o non lo so, anzi non lo sappiamo. Fatto sta che poi ho preso la moto con la quale non avevo quasi mai girato e il mio capo meccanico ha cambiato la sospensione per cercare di cambiare in qualche modo per non lasciarla uguale a questa, perché se avessimo avuto quel problema in qualifica non avrei sicuramente, non sarei entrato nella Super Pole. E ha cambiato l'ammortizzatore, però non posso dire che la sento sotto controllo a posto, perché il problema c'è ancora. Qui è difficile, si sarebbe voluto un po' più di tempo, ma non c'è. Poi veniamo alla Super Pole. La sensazione è che il primo turno di Super Pole sia stato abbastanza determinante, perché a un certo punto vi siete ritrovati in 8-9 piloti, racchiusi in un decimo e avete giocato tutti la qualifica. Ah sì, perché comunque quando sei in due decimi tutti hanno le qualifiche a disposizione, non puoi lasciarla lì e sperare che gli altri non migliorino, perché forse uno non migliora, due, ma gli altri quattro sicuramente fanno meglio e rischi di uscire fuori. Io ho fatto così. E devo dire, abbiamo fatto delle buone qualifiche, per come eravamo messi nella situazione in cui eravamo, abbiamo fatto delle buone qualifiche. Quello invece a chi è riuscito perfettamente bene il gioco delle qualifiche, delle gomme da qualifica, è stato Carlo Cecca, che ancora una volta è là davanti, insomma comincia a preoccupare un po'. Ah no, no, sicuramente ha fatto una bellissima qualifica e in forma. Il fatto che ci sia lì anche Bene. Smurfs lascia pensare che insomma questa Ducati, come dici tu. Ma sai, la classifica, no? La vedi, la guardi, le prove le guardi. Non mi sembra che possono dire qualcosa di strano su potenziale, no? Mi sembra che siano messi bene, ma al momento adesso mi preoccuperei più di quello che è il nostro, quello che è il nostro problema, che non siamo al 100% e dobbiamo riuscire almeno arrivarci vicino per domani, anche se il tempo c'è solo warm up e sarà non semplice.